Okay. Lì c'è il discorso, diciamo, costo benefit con gli economisti, no? Cioè che in realtà se voi aveste meno tasse sul sistema imprenditoriale, se il lavoratore avesse ridotte le spese che deve affrontare per vivere, questo genererebbe un maggior consumo del lavoratore, anche le altre forme di vita, e per voi imprenditori ogni risparmio, quindi possibilità di investire, eccetera. Questi soldi si trasformerebbero però in altri investimenti e altro consumo, quindi ci sarebbe un aumento, cioè anche lo Stato non è che perderebbe poi granché, perché riducendo il costo della luce, togliendo le tasse, però poi la gente per quella parte che risparmia la utilizzerebbe per comprare altre cose. Quindi è possibile far quadrare i conti pubblico-privato, però a vantaggio dell'imprenditore, del lavoratore, dello stesso Stato che ha bisogno di un lavoro. Invece così c'è una specie di soffocamento dell'attività produttiva, dei consumi del lavoratore e quindi poi anche delle stesse tasse che ovviamente vengono a diminuire, quindi lo Stato è in cronico deficit, un meccanismo. E quindi spero che ci sia una ripresa in questo senso, però voi cercate di fare due conti e magari con un giornalista qualcuno dire, scusate, se noi pagare